Dici da te! Io non mi sono mai annoiata. Io mi annoio qui, dove si dice che ci siano tante possibilità di divertimento. No, non è! Se sono contenta di me stessa! Contenta di te stessa? Tu non riesci a capire, vero? No, tu non ci riesci. Hai bisogno di una lezione. Sì, io ho ragione io. Io mi diverto benissimo stando da sola. Gli altri mi disturbano soltanto. Non voglio intrusi perché mi disturbano mentre mi diverto. Divertirti da sola? Sono 30-40 anni che non fai altro. Anche con tuo padre. Ero solo. Ero completamente abbandonata a me stessa. Sì, per me. Questo lo posso dire. Non riuscivo ad intrattenermi con lui. Faceva di tutto per essere noioso. Tutta la gente che conosceva era noioso. Ci ho provato per me, ma poi ho rinunciato. Ma non mi sono lasciata distruggere dalla fonderia come lui. Non mi interessava affatto. Mi sono sempre divertita benissimo da sola. La gente non lo capisce perché ha sempre bisogno di tante persone per divertirsi. Io sono più persone, ecco quello che sono. Accanto io sono tante persone. Tu non hai fatto bisogno di me, accanto. Questo è chiaro. Sono io che ho bisogno di te. Io ho sempre avuto bisogno di te, ma questa è un'altra storia. In che senso? Sono perfettamente, mortalmente abituata a te. Mortalmente. Capisci? Io sono al tuo servizio. Sono qui per te. Sì, figlia mia, poco a poco hai imparato a leggermi negli occhi quello che desidero. O da un piccolo cenno della mano. Hai imparato molto in questo senso. In cambio io esaudisco ogni tuo desiderio. Ogni mio desiderio? Conosco il tuo modo di ridere e non mi impressiona. Sì, tu mi sembra lo stesso modo, ma sempre con una sfumatura diversa. Metti che lui scriva un testo in cui questa risata ha una parte importante. Sì, io posso immaginarmi una cosa del genere. E che lui intitoli il suo lavoro la risata e che si senta sempre continuamente soltanto questa risata. Il cinismo mi piace. Tu sei sempre la stessa. Tutti sono sempre gli stessi, ma si sforzano di essere un'altra persona. Invano si mettono la faccia di un'altra persona, ma questa si scioglie, si stacca. Tu non hai mai cercato di essere un'altra, tu sei sempre di più te stessa. È un fenomeno di irrigidimento. Si vedeva già quando eri molto piccola. Io pensavo, questa rimarrà sempre la stessa, ma diventerà sempre più ottusa, sempre più ostinata. Tu non hai mai voluto uscire da te stessa, tu hai sempre voluto soltanto entrare dentro te stessa. E ora sei completamente imprigionata dentro te stessa. Tu non pensi nemmeno a trovare una via di scampo. A Capri vado immediatamente dalla santa. Occorre rimodernare le gonne, occorre rammendare la biancheria. In campagna sanno ancora rammendare, sanno ancora rimodernare. Solo per questo io dovrei andare a Capri. E porta anche a me un bicchiere d'acqua.